Ministro, qua diversi deputati Emiliano Romagnoli hanno chiesto che un passo indietro di Berlusconi. No, hanno auspicato l'allargamento della maggioranza. Si riferisce al mio amico Cazzola, so bene come la pensa e voterà sempre questo governo. Se il governo cade e se bisogna porsi il problema di un altro governo, essendoci una pregiudiziale su Silvio Berlusconi, è chiaro che il problema di un passo indietro si pone, a quel momento si pone, proprio perché è una questione che pongono gli altri partiti. I tentativi di pasticcio nazionale, di confusione nazionale, vorrebbero far regredire questo portato del berlusconismo, che invece non potrà, almeno con il nostro concorso, mai prodursi. Quindi le intese senza di noi non si possono chiamare larghe in ogni caso. Beh, vabbè, insomma, io credo comunque che il governo faccia fatica ad arrivare alla fine della legislatura, insomma, mi pare che comunque oggi mi pare che il discorso sia quello di arrivare alla fine dell'anno. Arrivare alla fine dell'anno, poi si vede cosa succede. C'è stato il G8, il G20, e nel G20, insomma, si è instradato un percorso che il governo va avanti. Cioè, non avrebbe senso che Berlusconi venisse a dire: oh, io mi dimetto. È chiaro che a questo punto c'è un affidavit che gli viene dalla comunità internazionale, c'è una garanzia che gli viene dal fondo monetario, c'è tutto un percorso, per cui oggi la partita si gioca nei voti. Allora il mio discorso si sposta dopo, cioè il giorno in cui questo governo non fosse più in grado di andare avanti, dovesse cadere, io non sono convinto che si debba andare alle elezioni. Anche il Financial Times ha chiesto un passo indietro di Berlusconi. Sì, io non credo che i banchieri e i finanzieri, che sono causa di tanti dei problemi di questo tempo, possano dettare regole alla politica. Cioè, io sto a vedere quello che fa Napolitano. Credo che tocchi a lui trovare una soluzione, e credo che sia che la formula più credibile sia un governo del presidente con un alto profilo istituzionale. Quei pezzi dello Stato che possiamo chiamare separati sono stati più volte presenti nella storia patria: pezzi dell'esercito, pensate a come nasce la prima guerra mondiale, pezzi della diplomazia, pezzi della magistratura. Corpi separati dello Stato, corpi separati dal popolo. Il coordinatore Bignani propone le primarie qui a Bologna per selezionare la classe dirigente, anche i parlamentari. Vuole estendere la proposta a livello nazionale. Vede, il mio libro le prevede, quindi sono d'accordo. Non per la premiership, chiedo scusa.